ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Come potete vedere ho cambiato la visuale visto che ho trovato un tripiede e poi ho trovato, anzi non ho trovato, mio fratello mi ha regalato una sticella per poter mettere la telecamera più in alto e ovviamente regolare in altezza, che può essere usata anche per fare i selfie ragazzi, quelle, non so, avete presente il bastone della GoPro? Quello è un bastone del genere, solo che per il cellulare, per l'iPhone e per il Samsung. Comunque sì ragazzi, vi volevo fare un altro video su Minecraft, questa volta per farvi vedere il mio primo mondo su Xbox One. Allora, ho visto che mi state chiedendo in modo di entrare nel mio mondo, datemi un attimo di tempo ragazzi, perché siete veramente tanti, ogni tanto ne invito 2, 3, molte volte devo bloccare per non far entrare altre persone perché devo tenere tutto sotto controllo. Poi quando finirò il mondo magari vi inviterò, cioè finirò il mondo, quando riuscirò a creare tutto bene vi inviterò tutti, non è un problema. Comunque sì, entriamo subito, vi faccio vedere, perché vi vorrei anche dare una mano per fare gli obiettivi. In questo caso entriamo subito, così lo vediamo. Ho cambiato texture ragazzi, ho messo quella epoca dell'oro, così abbiamo tutta la roba a color oro, che era veramente una figata. Adesso mettiamoci bene le cuffie, ok. Allora ragazzi, partiamo subito da questa immagine. Come potete vedere ho fatto il carrello, più o meno c'ho quasi tutta la mappa esplorata. Come sapete ragazzi, a me piace moltissimo Minecraft, quindi l'ho fatto, l'ho esplorato tutto. Vi faccio vedere il carrello, che sapete che è il classico obiettivo, anzi classico, c'è stato anche nel 360, sulla 360, come su PlayStation 3 e le altre. L'obiettivo di fare, se non sbaglio, 500 metri con un vagone, ovviamente tutto in rettilineo. Questo ovviamente è la cioè se venite nel mio mondo vi do la possibilità di completare questo obiettivo, che comunque sia, sono 40 punti G. Ovviamente non so se a tutti voi interessa fare i punti G, cioè per salire un pochettino di classifica e magari ottenere dei premi attraverso Xbox Live Reward, quello che è, non mi ricordo ragazzi, non mi ricordo bene. Comunque se volete io ci sono, ve lo faccio fare, non è un problema, chiedetemelo pure, proprio scrivetemelo tramite messaggio su Xbox One. Non mandatemi messaggi vocali, perché come sapete sulla One non posso leggere i messaggi vocali, non me lo permette. E niente, questo è il primo obiettivo. Poi vi posso dare una mano anche a fare, se non sbaglio, posso darvi una mano a fare la lana, quelle lane colorate, ci sono vari tipi. Posso aiutarvi a fare vari obiettivi, posso anche insegnarvi magari. Se volete vi insegno anche come fare le pozioni attraverso un video ovviamente. Io ragazzi, appena vi ho detto finisco tutto, cioè riesco a mettere tutto bene, perfetto, inviterò le varie persone. Vi faccio vedere, ho fatto una pozza di lava per fare anche quella pozione della resistenza al fuoco. Le pozioni solitamente si creano anche in quel modo, nel modo con il classico calderone, con l'acqua, le varie pozioncine, ci mette l'acqua, poi mette la verruca del sottomondo per fare una pozione di base e costruire, cioè e fare magari pozione della debolezza, pozione della resistenza, cazzate varie, della forza. E boh, anche i cani, vabbè ragazzi, non lo lasciamo perdere, il libro lo lasciamo perdere, il sottomondo, vabbè, questa è una cazzata ragazzi. I golem, vabbè, li ho fatti e se volete vi do una mano a farli anche quelli. E poi cosa c'è di altro ragazzi? C'è la torta. Più o meno vi voglio far vedere il mondo adesso. Se avete bisogno degli obiettivi ditemelo pure tramite messaggio e io magari vi faccio, cioè magari vi faccio fare gli obiettivi in una maniera molto veloce e semplice. Ah, vedete, l'altro obiettivo che mi mancava da dirvi è questo del maiale. Ho trovato la sella, cioè c'è il maiale sellato con ovviamente la sua morte, questo, il buco nero in cui cade e muore giustamente, così fate l'obiettivo. E poi ragazzi sono riuscito a fare anche l'obiettivo dello zombie, quello villager, che l'ho riuscito a trasformarlo in un villager normale. Purtroppo poi è morto perché stava incominciando a fare il sole. Sapete che ci mette quasi un minuto per trasformarsi da zombie a villager normale. E infatti mi è morto davanti. Purtroppo, vabbè, capita. Alla fine chi se ne frega. L'obiettivo me lo sono sbloccato. Faccio vedere anche gli obiettivi intanto, perché giustamente vi voglio far vedere a che livello sono dopo 3 giorni di uscita, 4 giorni di uscita. Se faccio vedere obiettivi, sono al, non mi ricordo, mi sa all'86% ragazzi, che è veramente tanto per, cioè diciamo che mi sono impegnato per finire gli obiettivi.
Sono, alcuni sono veramente banali, altri un po' meno. Come potete vedere, mi mancano 5 obiettivi che sono passatempo, gioca 100 giorni. 100 giorni di Minecraft, ragazzi, non 100 giorni, se no ci mettiamo 3-4 mesi per finire sto cacchio di Minecraft. Ultracidio, che infligge un danno da 9 cuori con un colpo solo. Beh, ultracidio si può fare esclusivamente o con una spada incantata o con un arco incantato. Io penso più un arco, perché ci conviene di più un arco visto che è più forte. Avido, scavo, acquista 30 smeraldi. Ci credete che nel mio mondo non c'è neanche un cazzo di villaggio? I miei amici sono andati a esplorare e ovviamente non hanno trovato niente. E anche questo mi manca. Mi sembra che ovviamente loro ti scambiano anche gli smeraldi. End, ovviamente sono le cose più semplici. Devo entrare nel portale dell'End. Più semplici, ragazzi, scusatemi, ho sbagliato. Trovare il portale dell'End è veramente un'impresa. Se lo troverò, ovviamente sarà una minchiata, perché quando troverò il portale troverò anche il drago. E quando troverò il drago, ovviamente basta mettersi d'accordo in 4-5 e si ammazza il drago facilmente. Basta distruggere i suoi punti di recupero salute e niente. E poi ovviamente, come potete vedere, 45 obiettivi, che veramente mi sono fatto un culo di punti, 860 punti, che sono veramente tanti. E ragazzi, niente, vediamoci un attimo questo mondo. Semplicemente ho fatto una coltivazione qui, quindi sia di patate che di carote, di grano, eccetera. Questa è la casa di un mio fan, ovviamente, che l'ho lasciato entrare. Ne ho fatti entrare un paio, ragazzi. Ve l'ho detto, ve lo farò fare a tutti. Se volete entrare nel mio mondo, vi faccio fare gli obiettivi, vi faccio fare la casa, non è un problema. Il mio amico ha preferito farsi la casa in mezzo al mare. E ovviamente, come potete vedere qui, c'è la sua coltivazione di erbe naturali, se come no. E poi, vabbè, il mondo è sempre, lo conoscete. Ci sono vari biomi. Potete uscire fuori dalla mappa, non so se lo sapete. Allora, vediamo se devo disabilitare l'autosalvataggio. No, guida no, ragazzi, ho sbagliato. Toglimela, cazzo. Ok, perfetto. Disabilita il salvataggio. Questa cosa devono toglierla immediatamente, perché è veramente fastidiosa. Sì, vedete la mia texture, comunque. Mi sono scordato di dirvelo, la varia texture che... diciamo che rende tutto più bellino, secondo me, a mio parere. Adesso non mi ricordo se si possono passare le texture dalla 360 alla One. Penso di sì, comunque, perché si possono passare i mondi, penso che le texture. Il mio mondo, diciamo che è fatto principalmente da burroni, da solchi, da grotte. Ragazzi, veramente sono rimasto stupito dal fatto che ci siano tante di queste cose. Ve ne faccio vedere una, ad esempio, che ce l'ho proprio dietro casa. Questa è... ovviamente, ragazzi, io non vado a grandezza. Come potete vedere, casa mia è enorme, è gigantesca. Qui c'è un piccolo solco e poi qui ovviamente c'è una frattura. E vi dico soltanto che dentro questa frattura ce ne sono altre due più profonde. Io pensavo ci fosse l'occhio, cioè ci fosse l'occhio dell'End. Pensavo ci fosse il portale dell'End, invece mi indicava così. Però non l'ho trovato ancora, è veramente difficile trovarlo, un casino. Poi, come potete vedere, lascio le varie colonne in aria con le torce per vedersi, per segnalarle la notte, in modo che così so dove si trovano magari vari punti di altre grotte. Infatti vedete qui che c'ho un'entrata verso là, ok, vedete qui. Qui si scende in fondo dove c'è un'altra grotta, dove potete trovare ferro, dove potete trovare di tutto e di più. Allora, mucchetta mi dà un po' di pelle, eccetera. Comunque sia, vedete che il mondo è vario, ci sono tutti i biomi classici, quello dei funghi, quelli della giungla, quello del, dove c'è il paesaggio invernale con tutti gli abeti, eccetera, e il ghiaccio, eccetera. Poi ci sono varie nature, come potete vedere la mappa, la parte nevosa dove c'è la neve è veramente grande, ci sono delle specie di isole lì a destra. Poi sopra di me, cioè qui, c'è una giungla dove si trovano gli ocelot, come cazzo si chiamano, quelle specie di gatti della giungla, che se li addestrate ovviamente sbloccate un altro obiettivo. Per addestrare ci vuole solo il pesce crudo, sicuramente molti di voi lo sanno, altri magari no. E poi, ragazzi, cosa c'è di altro? C'è il deserto, che è il deserto, non c'è un cazzo. Sono andato a vedere se c'era magari un villager, cioè c'era un villaggio di persone, di quegli stronzoni, con naso gigantesco. No, non c'è, anzi, non con naso gigantesco. Erano degli squiddi. Non so se ce l'avete presente, tipo di SpongeBob, che fa veramente ridere. Boh, ragazzi, questo è il mondo, diciamo. Vi faccio vedere la mia casa, forse non l'avete vista bene. Sono riuscito a trovare anche nel sottomondo una fortezza, che anche quella è veramente importante per fare i bastoni di vampe. E niente, poi, boh,
diciamo che il gioco è sempre lo stesso, lo conosciamo su 360. Vi faccio vedere, se volete, come si esce fuori dai confini. Vi mando direttamente la parte dove esco fuori dal confine. Allora ragazzi, eccoci qui. Come potete vedere sono a un estremo della mappa. Mi trovo nel paesaggio innevato. Faccio vedere cosa succede nella mappina. Ovviamente sono super affamato, aspettate un attimo. Ok. Ole. Vi faccio vedere cosa succede quando si esce dalla mappa. In questo caso vedete che la mia freccetta indica verso fuori dalla mappa. Se io vado, continuo ad andare avanti, ovviamente si spawnano davanti a me i creeper. Vaffanculo! Non esplodere, stronzo. Eccoci qui, guardate. Adesso vedete il mio puntino, invece che indicare una direzione, non mi indica una minchia. Come potete vedere è cambiato totalmente il paesaggio. Vedete che adesso siamo in un paesaggio dove non c'è la neve, non c'è niente. Cioè diciamo che ci sono distese di... ci sono prati, semplicemente. Se io vado avanti, ragazzi, non sto andando verso su, ma sto andando verso la direzione più esterna della mappa. Se io dovessi continuare in questa direzione, potrei continuare ancora per tantissimo tempo. Per dirvi, ragazzi, che la mappa, cioè, non è... il paesaggio non è solo quello della mappa, ma è veramente enorme. Io sono andato veramente in fondissimo. Cazzo, il ragno, porco Giuda! 30.000 mostri, la notte ovviamente è piena di mostri. Vedete, posso continuare all'infinito, non so, anzi, non penso all'infinito, però posso continuare veramente molto per andare avanti, posso esplorare vari mondi, vari biomi che ci sono. Non c'è problema. Non sono bloccato dai classici limiti che aveva il Minecraft per 360. Quindi ragazzi, come potete vedere, il mondo di Minecraft è veramente enorme, è una cosa veramente pazzesca. Vedete che sono fermo in quel punto perché io sto andando dritto, sto andando proprio dritto verso quel punto fuori esterno dalla mappa. Posso esplorare qualsiasi punto, poi ovviamente la cosa più difficile secondo me è ritornare. Un mob! Minchia, pieno di scheletri! Ammazziamoli! Stronzi, che cazzo volete? Dai, muori grande! Blocca, 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 blocca. Bello il mob. Ok, beh, vai! Vai, grande! Ole! Scheletri di merda. Un secchio. Un po' di polvere, un paninozzo polvere ancora e arbusto di quercia che se ne può andare a fanculo, perfetto. Ok, abbiamo preso altre cazzatine, io direi che questa notte me la passo qui, mi devo fare il più che altro il letto, ma lasciamo perdere il dove cazzo ne spawni? Ma dove cazzo ne esci? Ho messo la torcia, porco Giuda. Vabbè, chiudiamoci, no, un pezzo di pane no. Allora, mettiamo qui, 2, 3. 4, 5. Vabbè, bello. Bella la mia chiusura. Comunque sì, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Allora, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se al momento l'avete apprezzato. Ricordatevi quello che vi ho detto, che se volete venire nel mio mondo, porco Giuda, ancora sti scheletri. Cazzo, anche quando devo parlare. Vabbè, chiudiamoci bene, ho capito. Terra. Terra, ole. Vuoi vedere se mi rompono i coglioni ora, va? Come vi ho detto, se vi serve fare qualche obiettivo di quelli veramente cazzutelli che vi danno 40 punti G e che ovviamente non si possono ottenere, cioè, facilmente, entrate pure nel mio mondo. Anzi, prima di entrare nel mio mondo, chiedetemelo, ditemi, mandatemi un messaggio su Xbox One e ditemi che vorreste fare determinato obiettivo. Io ovviamente ci vi farò entrare, vi darò una mano, magari riusciremo a creare qualcosa insieme, tipo la torta e queste cazzate varie, perché gli ingredienti ce li ho, non è un problema, procurarmeli, eccetera. E altri obiettivi facilissimi come il portale del Nether, le bacchette di vampe, queste cazzate. Sono veramente facili, ragazzi. Ve le posso far ottenere subito, così vi fate un po' di punti G che vi fanno anche guadagnare dei Microsoft Point che sarebbero soldi con Xbox Live Reward. Quindi, ragazzi, da cuore notte è tutto. Ci vediamo alla prossima. Bella raga.